Ciao a tutti, ho provato questa ricetta che è di Stefano Barbato per il pan di Spagna, praticamente è perfetta, penso che non la lascerò più. È molto simpatico Barbato, anzi approfitto per salutarlo. Bene, vediamo come procedere. Allora, metto le uova e lo zucchero dentro la planetaria, con il gancio l'ho cambiato, vedete, ho messo la frusta. Lasciamo andare almeno 20 minuti, devono diventare spumose. Volendo possiamo anche usare le fruste elettriche. Mentre gira la planetaria possiamo anche aggiungere la vanillina o la vaniglia, quello che volete voi, e la buccia di limone grattugiata. Ed ecco il composto che è pronto. Ora dobbiamo aggiungere la farina insieme alla fecola, io l'ho miscelata. E ho messo anche il cucchiaino di lievito. La setaccio e l'aggiungo al composto girando piano piano, delicatamente, questa volta a mano con una frusta. Continuo piano piano. Proseguiamo con le farine. Giriamo sempre delicatamente. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi e ho preparato uno stampo foderato con carta da forno, oppure potete anche imburrarlo come volete voi. Ecco qua, guardate com'è bello l'impasto. Poi andrò ad infornare con il forno caldo e abbasserò subito la temperatura a 150 gradi. Ci vorranno presso a poco una ventina di minuti. Controllate sempre la cottura, non deve seccare. Una volta cotto lo lasciate direttamente un pochino in forno prima di aprire il forno. Ed eccolo qua, è perfetto, guardate. Adesso tolgo lo stampo, bello altino. E morbido. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video.